l'abbiamo capito. Now, whoever came up with the theme for this convention, I think, needs to be congratulated. Penso che la persona che abbia concepito la tematica di questo convegno debba essere, debba avere le nostre congratulazioni. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Il timore dell'Eterno è l'inizio della saggezza. And you know, I think in our churches we spend quite rightly a lot of time talking about God's love, His grace. Nelle nostre chiese parliamo tanto, no? Dell'amore di Dio, della sua grazia. Yeah, resurrection. L'importanza della risurrezione. But actually, we don't spend very much time talking about the fear of God. Però non trascuriamo tanto tempo parlando del timore dell'Eterno. It was also a very good choice because it gives me an excuse to read actually one of my favorite verses. Ed è stata una buona scelta anche perché mi dà la possibilità di leggere uno dei miei versetti preferiti. And the verse is from Philippians chapter 2. Quindi è da Filippesi capitolo 2. It's chapter 2 verse 12. It's actually verse 12 and a half. E quindi versetto 12 e mezzo. So here we go. Eccoci, ecco qua. Paul says this: continue to work out your salvation with fear and trembling. Paolo scrive: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. And I particularly like that verse because in part of what I'm trying to do in working out my vocation is give work opportunities to people. So working is really quite near to my heart, the idea of working out. Questa idea di adoperarsi, di lavorare, è qualcosa che sento molto profondamente perché è parte di quello che faccio nella mia professione, è cercare di trovare lavoro, dare lavoro agli altri. And in fact it goes on in verse 13, it says, for it is God who works in you to will and act according to his good purpose. E nel versetto 13 continua Paolo dicendo: infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. And you know, I love that, and I'll tell you why, because I think there's a beautiful symmetry. È una cosa che è un'espressione che amo tantissimo perché vedo una bellissima simmetria. Because you've got this idea of God working his salvation into us. E c'è questa idea di Dio che che con la sua ad operare, no, lavora sulla nostra salvezza. And it's a bit like an artisan carpenter who's working the wood. È un po' come un artigiano che lavora il legno. And bringing out that grain in us. E porta in superficie quella la bellezza del legno. So it's God working his salvation into us. And the same sta lavorando per produrre questa salvezza in noi. There's us as his not so secret and not so special agents. E noi siamo i suoi agenti non così segreti, non così speciali. Working out this salvation. Che ci adoperiamo per questa salvezza. In our families, in our communities, nelle nostre famiglie, nelle nostre, diciamo, dove lavoriamo. In our nations. Anche nelle nostre nazioni. So working out the salvation with fear and trembling. Quindi adoperarsi al compimento della nostra salvezza con timore e tremore. Now, good friends, I need to ask you to be very forgiving of me. Amici cari, vi devo chiedere di essere indulgenti nei miei confronti. I'm looking at my wife, she's getting a bit worried. Guardo mia moglie, si sta cominciando a preoccupare. Because I very quickly realized when I was here that I'm actually in an ethnic minority of one. I'm an ethnic minority of one. Okay. Mi sono un po' preoccupato quando Knoppia con me che mi sono reso conto di essere una minoranza etnica, quando non una sola persona. Because I am the only member of Team GB! Perché sono l'unico membro di Team GB, Team Great Britain. No, della Gran Bretagna, insomma. Because I need to say that
America. Devo dire che gli Stati Uniti. China. La Cina. Team GB. E la Gran Bretagna. For those of you that are not quite getting it. Per quelli che non sono riusciti ad afferrare. In London we've seen the Olympics and you know Great Britain did so well in terms of. No, ci sono state le Olimpiadi a Londra e a Gran Bretagna è andato così bene. And I know Italy did very well. So che l'Italia se ne è cavata. You got a few gold medals. Alcune medaglie d'oro. You have to forgive me. Però minority of one. Perché faccio parte di questa minoranza etnica di uno. And in fact, my children have even let me down because they're half Italian. E anche i miei figli mi hanno un po' deluso perché sono italiani. But seriously, I have seen something, or we've seen something in my culture that I have never seen before. Però seriamente ho visto qualcosa nel mio paese che non avevo mai visto prima d'ora. It's almost as if, as a nation, because of things going well with the Olympics, because of the number of medals we won. I've seen something that I've never seen before in my country. Sì, ho visto qualcosa che non avevo mai visto prima d'ora nel mio paese. Because of the medals we won, because the whole Olympics went quite well. Per le medaglie che abbiamo vinto perché sono andate così bene le Olimpiadi a Londra. I've seen our nation be able to stand up tall. E ho visto la mia nazione sentirsi orgogliosa, non stare in piedi dritta. And feel really good about themselves. E sentirsi bene con se stessi. And you know, time after time again, when I saw or we saw the athletes being interviewed after their medal win. No, una volta dopo l'altra, quando seguivamo le interviste agli atleti, no? Dopo che avevano vinto una medaglia. You know, they talked about the work and the effort and the training that they put in order to achieve that medal. Hanno parlato, no, di tutto il lavoro, dell'allenamento, no, che hanno dovuto seguire, il lavoro che hanno dovuto fare per riuscire a ottenere quella medaglia. And how beautiful to see it in a world of, you know, celebrity culture. Ed è stato bellissimo vederlo in questo mondo di celebrità, di celebrity culture. There was something pure about it. C'era qualcosa di puro. It's something for us as a church, you know. But hey, look, we're all medal winners, aren't we? We're all medal winners. Siamo tutti vincitori di medaglie. And yet, as we run the race that Christ has marked out for us. Mentre corriamo questa corsa che il Signore ha preparato per noi. In fact, when I was organizing this convegno. Mentre stavo organizzando questo convegno. I deliberately set it up so that you could come along to the Hotel Gold. L'ho fatto apposta per farvi venire al Oro Hotel. So working out our salvation with fear and trembling. Quindi adoperandoci per la nostra salvezza con timore e timore. Working out fear and trembling. It's not terror. E questo timore e tremore non è terrore. Our God is not a terror. It's not a God of terrorizing us. Il nostro Dio non è un Dio che vuole suscitare terrore in noi. What it means is reverence and awe. Ma sta parlando di reverenza, di un timore reverenziale, rispettoso. And I will never forget a story that a pastor told to illustrate this. Non dimenticherò mai una storia raccontata da un pastore che voleva illustrare questo concetto. And he spoke about his two children, two young children. Ha parlato di suoi due figli piccoli. And every Sunday they would have a special treat. E ogni domenica avevano un premio speciale. His mom and dad would let them have a glass full of Coca-Cola. Potevano avere un bicchiere di Coca-Cola. We don't drink very much Coca-Cola, really, do we? In Inghilterra non si beve tanto la Coca-Cola. Anyway, the parents would fill up the glasses to the very, very top. Quindi,
quindi i genitori riempivano questi bicchieri quasi fino all'orlo. And these children would hold their big glass of Coca-Cola and they would walk to the dining table. E i bambini prendevano in mano questi bicchieri e con molta attenzione portando i bicchieri verso la tavola. And he said the look on their faces as they were carrying this, not wanting to spill a goccia. E mentre camminavano si vedeva questo sforzo, no? Concentrazione per non far cadere nemmeno una goccia dal bicchiere. Was a very good way of understanding that reverence and awe. E questo ci fa aiutare a capire il concetto di reverenza. A great expectation of what is to come. E anche di una grande aspettativa di ciò che doveva avvenire. So working out our salvation with fear and trembling with reverence. Quindi adoperandoci a compimento della nostra salvezza con timore e tremore. And you know, as we come into land in our convento, as we come into land, come into land as we finish, as we come in. E ora che ci stiamo avvicinando al termine del convento, perhaps, just perhaps, there's some wisdom that we can take. Forse c'è qualche sapienza, saggezza che possiamo cogliere. You know, as we go out into our communities and our families and our workplaces. Ora che torniamo, no, nei nostri dove viviamo, torniamo alle nostre famiglie, ai nostri posti di lavoro. To know that God is there right next to us. Sapendo che Dio è lì accanto a noi. Helping us. Che ci aiuta. Encouraging us to work. Incoraggiandoci. This wonderful free gift of salvation. A lavorare per questo meraviglioso dono di salvezza. I think that's exciting. Exciting. È una cosa eccitante, entusiasmante. Because God is far, far more interested in our availability. Dio è molto più interessato alla nostra disponibilità. Than he is in our che nella nostra abilità. Abilità. Amen. Amen. Amen.